Buona domenica, ben ritrovati all'alba di oggi, 18 agosto, lungo la Pontebana tra Spresiano e Nervesa. Il corpo senza vita di un giovane di 18 anni è stato rinvenuto nei pressi di un distributore di benzina. A dare l'allarme sarebbe stata un automobilista di passaggio che ha visto il cadavere del ragazzo che giaceva a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, ma per il giovane purtroppo non c'è stato niente da fare. Il ragazzo, di origine straniera, era residente a Ponzano Veneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ipotizzano al momento si sia trattato di un investimento da parte di un'automobile pirata che, dopo aver travolto il giovane, sarebbe fuggita. L'intera comunità di Asolo è invece sotto shock per l'improvvisa e scomparsa di Edoardo Zamperoni. Il giovane di soli 22 anni è stato infatti trovato privo di vita nel letto della sua camera da parte di familiari nel corso della serata di ieri, sabato 17 agosto. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati nell'abitazione di Asolo, ma purtroppo il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne, probabilmente avvenuto a causa di un malore improvviso. Una tragedia che questa mattina ha fatto il giro della città, lasciando dolore e sgomento. Per far luce sulle cause del decesso, la procura potrebbe naturalmente disporre un'autopsia. Ha trovato una confezione di pastiglie mentre stava giocando in casa e probabilmente, pensando fossero caramelle, ne ha mangiata una dopo l'altra. È successo ieri sera, poco dopo le 19, a Vidor, dove una bambina di 4 anni si trova ora ricoverata all'ospedale di Padova per gli accertamenti del caso e lì trasportata dopo l'arrivo all'ospedale Cafoncello di Treviso. La piccola stava infatti giocando con alcuni amichetti quando è riuscita a prendere il barattolo della pastiglia per la pressione della nonna, ingoiandone una grossa quantità. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i familiari che hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato l'elicottero del Cafoncello con i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla piccola per poi appunto trasferirla a Treviso e infine all'ospedale di Padova dove resta sotto osservazione. Fortunatamente però le sue condizioni non sarebbero gravi. E chiudiamo come sempre con una bella notizia, una notizia di cultura, perché nei giorni scorsi Motta di Livenza si è trasformata in un set cinematografico per alcune ore durante le riprese del film On Life, atteso per il 2025. Diretto da Rodolfo Bisatti, il film racconta la storia di un'anziana contessa e la sua scuola innovativa per bimbi dotati. Tra le comparse locali hanno partecipato con entusiasmo tre cittadini di Motta di Livenza, ovvero Katia Fedrigo, Roberta Polese e Natale Grassato. Le riprese hanno portato un'atmosfera di allegria e coinvolgimento nella comunità, generando grande interesse tra i residenti.